Sì, e quindi siamo arrivati alla penultima sera di Sette Libri per Sette Sere 2023, una impresa che non vi dico. Allora, penultima sera, i temi che tratteremo questa sera sono piuttosto pesantucci, ma di questo parleremo dopo. Parliamo invece di cose, insomma, che ci rendono l'animo più leggero, ci aprono il cuore, e parliamo di arte. E chi dobbiamo chiamare? Marisa, avvicinati, ti prego. È l'autrice di questi quadri. Ci racconterà un poco come nascono questi quadri e perché nascono. Allora, ti do questo microfono e io prendo l'altro. Prego, Marisa. Buonasera a tutti. Che dirvi? Io sono felice di essere qua e di portare i miei lavori. Spero che vi siano piaciuti. Comunque, quello che, a cui io tengo tantissimo è proprio fare arte in qualunque modo. Infatti, io sono un'autodidatta e praticamente spazio un po', mi piace sperimentare. Dalla matita, il carboncino, che avrete visto da quest'altro lato, dove faccio molti ritratti, oppure uso la tecnica dell'olio, dell'acrilico, e ultimamente mi sono dedicata un po' all'argilla. Mi piace infatti lavorare l'argilla e creare delle teste, dei volti, insomma. La cosa più importante è creare e mettere le mie emozioni, che spero siano anche da voi provate, ricevute. Ogni quadro ha un suo significato, è un po' figurativo, un po' astratto, dipende da quello che io voglio esprimere, dalle mie sensazioni. Per quanto riguarda la scultura, che è la prima volta che viene esposta, è un'argilla in cui io mi rifaccio e mi ispiro alla villa romana che si trova a Gioiosa Ionica. Io ci tengo molto, sono di Gioiosa Ionica e ci tengo a portare avanti il discorso della villa romana, che è il Naniglio. Naniglio che diciamo è del primo secolo avanti Cristo. E penso che questo porterebbe tanto a Gioiosa, ma ogni paese, ogni cittadina ha tanto da vedere. La Calabria è bellissima, dovremmo cercare di sfruttarla, di portare i nostri giovani e dare tutto il meglio che si può dare per questa terra meravigliosa, selvaggia e meravigliosa. Grazie. Grazie. Utilizzerei un altro termine, più che sfruttare, viverla meglio e farla vivere meglio. Questo ci porterebbe tanti benefici. Chiaramente dopo averla conosciuta, altrimenti poca roba. Bene, entriamo nel vivo della questione. Beh, è un bel libretto, mica da poco, ci saranno grosso modo 250 pagine. Beh, non male. Manuale dell'etica efficace. Io sono affascinato dai manuali, perché mi semplificano la vita. In cucina, quando devo cucinare qualcosa, io che cosa faccio? Vado subito alla ricerca di un manuale. Devo curare la macchina, vado alla ricerca di un manuale. Devo costruire un ponte, vado alla ricerca di manuale. Il punto qual è? È che adesso abbiamo un buon manuale, ed è il manuale dell'etica efficace. Non avremo più alibi. Dopo aver letto questo libro, non avremo più alibi. A cosa? A metterci in moto. A presentare questo libro di Vincenzo Lignarello ci sarà, oltre all'autore,
Maria Teresa, che chiamo direttamente in pedale. Grazie Maria Teresa D'Agostino e a te il microfono. Grazie, grazie Cosimo, sono felice di essere qui con voi. Gli amici del libro e della biblioteca rappresentano per me un pezzo delle cose che faccio da tanti anni, quindi grazie infinite, siete amici, siete collaboratori e quindi sono felicissima di essere con voi. Sono felice di essere qui con Vincenzo Pinarello, grazie per avermi invitata insieme a lui. Prego, raggiungici. Come ha ben detto Cosimo, siamo di fronte a un manuale, prima ha usato pure un termine, ha detto un po' pesante, ma in realtà è il tema che è forte, non pesante, perché da prima lettrice, insomma, del manuale dell'etica efficace, ho apprezzato soprattutto la grande capacità di Vincenzo Pinarello di farmi attraversare come dentro un difficile mare, un territorio inesplorato, però sentendomi al sicuro, guidata, perché il manuale in questo caso ha proprio questa funzione che dicevi tu Cosimo, ci aiuta davvero ad attraversare determinate situazioni in una maniera più semplice. E in questo caso stiamo parlando di temi sociali, di temi economici, di temi politici, soprattutto però stiamo parlando di temi filosofici e anche sotto certi aspetti, a mio parere, spirituali, perché sconfinano dalla filosofia a qualcosa che riguarda poi l'animo, dal collettivo all'individuale. Un percorso forse inverso, di solito noi sempre diciamo che le grandi teorie, le grandi imprese, teorizzazioni partono dall'individuale per arrivare poi al collettivo, all'universale. In questo caso credo che Vincenzo ricomprenda le due cose nello stesso momento, ma forse anche riconducendo dai grandi ideali quello che ognuno di noi può essere e può rappresentare a livello individuale. E questo lo fa anche scrivendo magnificamente, questo lo aggiungo perché io mi occupo di libri e quindi la scrittura è una cosa che amo e che mi colpisce sempre moltissimo, e lui scrive veramente bene, sceglie le parole con cura, le sa gestire e le sa offrire, quindi questo secondo me è un ulteriore punto di forza su un tema che, giustamente come diceva Cosimo Pellegrino, non è facile, ma è affascinante, è interessante e secondo me nel futuro, se non ci siamo già, riguarda tutti noi. Quindi io chiederei a Vincenzo Pinarello subito un po' di dirci questo manuale dell'etica efficace, perché appunto se come dice Cosimo la scelta di chiamarlo e di definirlo manuale ha una motivazione, dici la tua, perché noi da lettori abbiamo trovato la nostra. Ma noi, vabbè, molti di voi sapranno che mi onoro di presiedere una comunità di persone, di cooperative sociali, di imprese sociali che agisce e opera in questo territorio da 20 anni, che è Goel Gruppo Cooperativo. In Goel Gruppo Cooperativo in questi 20 anni abbiamo visto delle cose davvero eccezionali, che andavano anche oltre le nostre aspettative. E un po' partendo dalla situazione disperata che in alcune situazioni ci siamo trovati davanti, abbiamo per forza dovuto provare a inventare, a innovare, a percorrere strade che probabilmente nessuno aveva percorso nella modalità con cui l'abbiamo fatto. E piano piano ci siamo resi conto di aver intuito delle cose che forse erano molto al di là del problema specifico da cui siamo partiti. E man mano che andavamo avanti, raccontavamo i risultati di Goel, quello che siamo riusciti a mettere su, che siamo riusciti a ottenere, il nostro confronto scontro con l'Andrangheta che è proseguito per molti anni, piano piano, girando l'Italia,
sempre di più ci rendevamo conto che raccontando la nostra storia i nostri interlocutori ne traevano delle conclusioni, dei criteri, dei principi che servivano anche in situazioni profondamente diverse. E puntualmente poi arrivava la domanda di fondo: ma una cosa come Goel qui da noi si potrebbe fare? Una cosa come Goel qui a Palermo si può fare? Una cosa come Goel a Napoli si può fare? Una cosa come Goel a Milano si può fare? E lì un po' sorgeva sempre un po' il dubbio nei nostri interlocutori che in fondo Goel fosse una combinazione particolarmente fortunata di fattori che probabilmente non era facilmente ripetibile altrove, o peggio ancora, lo dico peggio perché io so che non è così, che in qualche modo era merito del leader che era riuscito a ottenere una serie di cose. Partendo da questo, ho capito che invece era importantissimo, primo, riflettere sul metodo e sulle intuizioni che abbiamo sviluppato in questi 20 anni, provare a farne dei criteri e delle leggi di carattere generale, ma soprattutto scrivere un manuale che consentisse ad altri, seguendo il metodo che in qualche modo noi abbiamo appreso attraverso l'esperienza, per rifare la stessa cosa in contesti diversi, con problemi diversi e chiaramente con una storia diversa. In fondo il manuale dell'etica efficace nasce da un lato dal dovere di condividere delle intuizioni che non potevamo tenere solo per noi e dall'altro dal dovere di dimostrare che non è un caso fortuito particolarmente baciato dalle coincidenze, ma che tutti possono fare quello che abbiamo fatto noi e probabilmente anche molto di più se seguono un metodo che è quello dell'etica efficace. Ecco perché abbiamo fatto un manuale. E quindi è utile, come diceva Cosimo Pellegrino, perché è utile nella nostra vita, ma è utile anche nel vivere sociale, è utile nel vivere del lavoro. Allora, Vincenzo, tu nella tua esperienza insieme a tutti i tuoi collaboratori avete riscontrato e l'hai teorizzato in questo tuo libro, partiamo da lì, che esiste una visione, un'applicazione dell'etica, perché comunque gli esseri umani non sono, cioè tendono a voler comunque attuare molti, insomma, soprattutto nel campo del sociale, nel campo dell'impegno civile, attuare uno schema di vita che sia etico, ma questo non è semplice da attuare, non è così conseguenziale desiderare farlo e attuarlo. Nella tua esperienza hai verificato che probabilmente possiamo... E l'orario. Possiamo parlare di etica maso-narcisista, quindi ci piacerebbe ora soffermarci un attimo su questo. Questa è la visione che Vincenzo Linarello, appunto nella sua esperienza, dice è quella diffusa, è la pratica diffusa. Che cos'è? Come si sostanzia? Come si traduce in fatti concreti? Sì, allora, per definire che cosa intendo con questa espressione volutamente provocatoria, no? Etica maso-narcisista, bisogna fare un piccolo spoiler sull'etica efficace. Noi l'etica efficace abbiamo pensato al concetto di etica efficace perché avevamo intuito che l'andrangheta nei nostri territori non si legittimava pretendendo di essere giusta, anzi, insomma, gran parte dell'andrangheta fa anche un vanto di essere cattiva e spregiudicata. Ma la forma di legittimazione più importante era quella che in qualche modo l'andrangheta nei nostri territori dà da mangiare. Cioè, cos'è che dice l'andrangheta al nostro territorio? Sì, noi saremo anche cattivi,
ma senza di noi, qui nel territorio, non girano soldi. Partendo da questo, abbiamo intuito che il nostro mondo dell'antimafia civile tentava di delegittimare le mafie partendo da un approccio esclusivamente moralistico. Noi siamo buoni, voi siete cattivi. Noi siamo legali, voi siete illegali. Ma questo tentativo di delegittimazione esclusivamente di tipo morale non funzionava, non attecchiva. Perché l'andrangheta diceva sì, vabbè, detto ciò, i soldi li facciamo girare noi. Da qui abbiamo intuito che la sfida era dimostrare che l'etica non era solo giusta, ma era anche efficace. Che cosa voleva dire etica efficace in quella fase per noi? Che in qualche modo dimostrare che l'etica poteva dar da mangiare alle persone, perché che sia giusta l'etica lo crediamo tutti, ma che l'etica possa dar da mangiare alle persone, molti di noi nutrono seri dubbi. Che l'etica possa essere l'asse principale su cui costruire un piano di sviluppo della Calabria, molti di noi nutrono seri dubbi. Allora, a partire da questo, abbiamo sviluppato sempre di più questa idea dell'etica efficace, non solo concettualmente, ma con una serie di azioni concrete, che erano non solo in ambito sociale, ma anche in ambito imprenditoriale. Costruire, mettere su un tour operator che coinvolgesse i proprietari di strutture ricettive, i proprietari di ristoranti che si ribellano all'andrangheta e riempirgli i locali e le strutture ricettive, proprio facendo leva sul fatto che avevano fatto la scelta giusta. Oppure agricoltori che venivano aggrediti perché non si volevano piegare nelle nostre campagne alle logiche dell'andrangheta, non solo difenderli, ma poi riuscire a creare una filiera degli agrumi col prezzo giusto, che invece che pagare a 10 centesimi al chilo le arance, le pagassero a 50 centesimi al chilo, facendo in modo che per la prima volta in Calabria chi fa la scelta giusta e si mette contro l'andrangheta prende il prezzo più alto per gli agrumi. Questo concetto dell'etica efficace, una volta che cominciava ad attecchire, a dimostrare la sua forza, abbiamo avuto la necessità di caratterizzarlo e di capire in che cosa differiva dall'etica che avevamo praticato fino a quel momento. E abbiamo cominciato a vedere una serie di differenze. Intanto l'etica tradizionale che c'è nei mondi genuini, ma parlo di questa etica tradizionale non con disprezzo, io vengo da quell'idea di etica, mi sono formato a quell'idea di etica, quindi mi guarderei dal disprezzare chi in qualche modo ne è convinto, però ho notato anche nella mia storia, nel mio percorso, che era un'etica intanto che esaltava in modo eccessivo la purezza e l'intransigenza, che quindi era molto, dal giudizio facile. Noi siamo i buoni, noi utilizziamo il metodo giusto, ci sono molte associazioni, ma il nostro metodo è migliore delle altre associazioni. Un'esaltazione della sofferenza. Facciamo a gara di chi è più santo, chi si impegna di più, chi non dorme la notte, chi dedica il sabato alla domenica. E poi, ancora di più, quest'idea del sacrificio, del martirio. Vedete, io mi sono sorpreso in molte situazioni, no? A trovarmi compiaciuto del fatto che magari raccontavo delle nostre lotte contro l'andrangheta, che rischiavo la vita, che eravamo infaticabili, eccetera, eccetera. Ma poi a un certo punto mi sono chiesto, uno, ma è così vero quello che gli stai dicendo? Perché la verità è che io la mia vita non la cambierei con quella di nessun altro. E quello che io dipingo come il sacrificio per me è fonte di soddisfazione e di felicità.
ma io me la scialo a fare questa vita. Non è vero che è un sacrificio. E poi, se noi ci dipingiamo come martiri, ma chi è che ci seguirà? La gente ci applaudirà, i martiri vengono applauditi, ma poi dicono, sì sì, tu sei santissimo, sei così santo che sei inarrivabile. Continua a farlo tu, che io sono normale invece, e vado per la mia strada. Allora, l'etica maso-narcisista, adesso forse cominciate a intuire perché provocatoriamente l'abbiamo chiamata etica maso-narcisista, perché un po' è maso e un po' si ipea di questa sofferenza, di questo primato, di questo manicheismo. Allora, di fronte a tutto questo, noi abbiamo detto, qui ci sono due visioni di etica, l'etica maso-narcisista e l'etica efficace. E l'etica efficace, probabilmente, deve provare a indicare un paradigma nuovo. Esatto, questo paradigma nuovo che viene, che tu appunto analizzi, descrivi e proponi, soprattutto passa attraverso questo concetto di etica efficace e conveniente, questo è bene che si dica, no? L'hai già un po' anticipato. L'etica conveniente, cioè ci produce anche benessere da un punto di vista sia psicologico e personale, perché ovviamente agire in maniera etica ci fa stare meglio, ma anche da un punto di vista concreto della realizzazione di frutti anche lavorativi, anche professionali. Come avviene questo percorso che Goel comunque ha già in atto e non è una teoria questa? Abbiamo detto prima, siete partiti dalla pratica per realizzare la teoria, non è il contrario. Vincenzo Di Marello non ha cercato attraverso la sua analisi sociale e personale e collettiva qualcosa da individuare per il futuro, ha semplicemente riportato sotto forma di teoria quello che già esiste ed è in atto per Goel. Sì, diciamo che questi 20 anni di Goel sono stati un laboratorio formidabile per elaborare questa visione, questa teoria, ricchissimo di sperimentazioni, ma anche di fallimenti. Poi ci torniamo su questo tema, perché no, nella parte finale del libro, come sa bene Maria Teresa, che tra l'altro io ringrazio pubblicamente, perché è stata davvero una persona fondamentale nel riuscire a chiudere. Sono solo felice di essere stata la prima lettrice, quindi è stato per me, io ringrazio te Vincenzo. No, assolutamente, una grandissima professionalità e mi ha accompagnato, diciamo, passo dopo passo. E tornando un po' a questo laboratorio che è stato Goel, i successi, i fallimenti, le cose che hanno funzionato e le cose che non hanno funzionato sono stato il materiale grezzo da cui poi, con una riflessione comune che non è nata solo da me, ma è nata dal confronto congiunto a tutti quelli che hanno guidato insieme a me questa organizzazione e a tutti quelli che hanno anche operativamente messo in pratica tutto, abbiamo sviluppato questo nuovo paradigma. Un nuovo paradigma che, come vi dice la parola stessa, come diceva Maria Teresa, si fonda su una centralità dell'efficacia. Vedete, io per scrivere questo libro, per evitare di mettere nero su bianco delle fesserie che fossero facilmente attaccabili, chiaramente ho studiato. E ho studiato tanto, tant'è vero che questo libro è da 10 anni che lo scrivo, non è proprio da ieri. E ho studiato tutta la storia filosofica occidentale del pensiero dell'etica. E sapete cosa ho scoperto? Una cosa incredibile che non avrei mai e poi mai pensato, che nessun pensatore che ha disquisito e scritto sull'etica in tutta la storia del pensiero occidentale dell'etica ha mai sentito l'esigenza di definire come essenziale
l'attributo dell'efficacia all'etica. Io mi sono chiesto, ma è possibile che a nessuno sia venuto in mente che l'etica, oltre che giusta, deve essere anche efficace? E mi sono dato anche una spiegazione. Mi sono detto, beh, durante la storia non tutti potevano studiare e probabilmente chi ha scritto, pur con le dovute eccezioni, chi ha scritto il pensiero filosofico, forse nella maggior parte dei casi apparteneva a quella classe dei privilegiati che potevano studiare. Era per lo più maschio, era per lo più con la pelle bianca, e probabilmente quando scriveva dell'etica non ha assunto il punto di vista dei deboli, perché guardate, noi lavoriamo molto anche con il sociale, con persone che vengono dal disagio psichiatrico, con persone che vengono minori, adolescenti che vengono da situazioni di devianza, con migranti che sbarcano nelle nostre coste. E quando c'è quella situazione che noi chiamiamo tecnicamente relazione d'aiuto, cioè il volontario che dà una mano alla persona svantaggiata, la persona delle istituzioni che prova, no? Ci sono due punti di vista con cui viene interpretata l'etica. Se la interpreto dal mio punto di vista, di volontario, di operatore sociale, quello che per me è importante è essermi comportato bene, aver fatto tutto quello che potevo fare, essermi dato anche di più, aver partecipato alla sofferenza della persona. Ma se guardo quella situazione lì, a partire da chi sta male, da chi crepa, da chi ha dei problemi per cui non riesce a smettere di pensarci nemmeno la notte, a chi ha l'angoscia dentro, sapete qual è l'obiettivo più importante? È uscire fuori da quella situazione. L'efficacia è il requisito indispensabile e fondamentale per chi nella relazione etica è la parte debole. L'efficacia è l'etica vista dalla parte dei deboli. Ma la parte dei deboli è la parte cardinale dell'etica. E quindi, se assumiamo questo punto di vista, noi arriviamo a dire una cosa molto audace, che se l'etica non prova ad essere efficace, perché poi riuscirci, no? Nessuno ha il delirio di onnipotenza, nessuno ha la sfera di cristallo ed è detto che ci riesce, però se almeno non ti poni il problema di essere efficace, se non ci provi con tutte le tue forze, non solo fisiche, ma soprattutto con la testa, c'è un paragrafetto che io lo intitolo «Sudare sangue col cervello», che è un requisito fondamentale dell'efficacia nell'etica. Se non sudi sangue col cervello per cercare di trovare il metodo più efficace, tutto quello che stai facendo, anche se è tanto, anche se è grande, non è ancora etica. Allora, da questo punto di vista, se assumiamo il punto di vista dei deboli, capiamo che l'efficacia è un requisito fondamentale dell'etica. Ma cosa vuol dire efficacia? Vuol dire che basta che risolvo il problema e qualunque cosa accade, accade? Cioè, è il fine che giustifica ogni mezzo? No, l'efficacia è risolvere o migliorare o prevenire un problema senza crearne o aggravarne un altro. E allora capite che da questo punto di vista questa definizione di efficace è lontana mille miglia dal fine che giustifica i mezzi. Ecco la portata rivoluzionaria dell'etica efficace. È un'etica che si pone come obiettivo andare alla causa e rimuovere le cause dei problemi, non semplicemente dare la pillola sugli effetti, diciamo così, senza riuscire in qualche modo a superare i problemi. Vincenzo, questo
detto veramente in maniera molto chiara, così come lo è nel libro. Solo nel libro c'è anche il piacere di fare insieme a te il percorso che hai fatto per arrivarci, quindi invito insomma chi vuole affrontare una lettura che secondo me comunque è molto agevole, molto piacevole, con scrittura elegante tra l'altro, riesce ad affrontare questo tema in una maniera molto approfondita. Cosa possiamo invece, dal punto di vista della esemplificativa, no? Possiamo dire dell'esperienza di Goel in questi 20 anni? Sono nate tante cooperative che fanno capo al gruppo, il gruppo completo. Pensiamo per esempio al Cangiari, che ha avuto tanto successo, la moda etica, oppure pensiamo alle vostre aziende bio, quindi stiamo parlando anche di un consumo etico. Perché tu anche spesso parli di una società consumista in maniera assolutamente negativa, in un mondo che oggi consuma tutto in una maniera di fretta, diciamo, mentre c'è bisogno anche di riflessione anche in quello che noi scegliamo, in quello che noi avviciniamo, per creare appunto il più possibile questa società etica. Quindi facciamo un po' di esempi di quello che voi avete realizzato. Sì, oggi Goel è una realtà, è un gruppo, non è una cooperativa, è una cooperativa di cooperative di cooperative, esatto. Perché le persone si mettono insieme, fanno le aziende o le cooperative, poi le aziende e le cooperative si mettono insieme e fanno i consorzi. I consorzi si sono messi insieme e hanno fatto il gruppo. In totale oggi siamo una cinquantina di realtà, 13 cooperative sociali, 2 cooperative di conferimento agricolo, 2 associazioni, una fondazione, oltre una trentina di aziende agricole. Siamo nella Locride, nella piana di Gioia Tauro, in provincia di Catanzaro, in provincia di Vibo, e piano piano, grazie anche a questa forte alleanza che stiamo stringendo anche con Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, ci stiamo estendendo un po' su tutto il territorio regionale. Siamo circa 350 lavoratori dipendenti, un numero variabile di consulenti, collaboratori, partite IVA esterne, e andiamo, come dicevo prima, dalle attività di accoglienza dei minori e degli adolescenti, passando poi per l'attività di accoglienza e di integrazione dei migranti, le attività sanitarie. Qui a Siderno abbiamo 2 residenze sanitarie per persone con disturbi psichiatrici, malattia mentale, e accanto a questo poi abbiamo questo tour operator, i viaggi del Goel, che è un tour operator di turismo responsabile, dove facciamo turismo ecologico ambientale, turismo sociale, turismo scolastico, e gli ingredienti dei nostri pacchetti turistici sono proprietari di ristoranti, proprietari di strutture ricettive del territorio che si sono ribellati all''ndrangheta e che hanno scelto un percorso di etica a 360 gradi, e inoltre beni confiscati all''ndrangheta. Abbiamo, dopo che la gara era andata deserta nel comune di Locri, ci siamo fatti avanti e ci siamo aggiudicati l'ostello, che poi abbiamo chiamato Locride, e abbiamo poi trasformato in un'ecoresidenza. Oggi l'ecoostello Locride è una delle residenze più ecologiche che ci sono in Calabria. Poi accanto a questo abbiamo messo insieme gli agricoltori che si sono ribellati all''ndrangheta, abbiamo fatto questo marchio Goel Bio, che oggi ha la filiera degli agrumi, ma anche quella dell'olio d'oliva, i trasformati, ma sempre di più stiamo anche costruendo una filiera basata sulla biodiversità. In autunno, non anticipo nulla, ci saranno delle novità importanti che annunceremo a tutti quanti, proprio sul tema della valorizzazione della biodiversità in Calabria per l'agricoltura. Poi Cangiari, a
questo tentativo di recuperare l'antica tradizione della tessitura a mano e farne il primo marchio di alta moda etica in Italia, che in qualche modo ha partecipato alle settimane della moda a Milano. Abbiamo uno showroom nel quadrilatero della moda e in qualche modo siamo uno, purtroppo, lo dico con rammarico, degli unici marchi di fascia alta in Italia ad essere biologici, utilizzare tessuti biologici certificati GOTS. Accanto a questo, un confronto, come vi dicevo prima, molto duro, frontale con l'Andrangheta. L'Andrangheta per molti anni ci ha colpito, fin dall'inizio, fin dal 2003. Pensate che fino a qualche anno fa avevamo in media 2-3 aggressioni all'anno. Per fortuna alle cose, non alle persone. Alle persone al massimo sono arrivate alle minacce. Ma è stato un confronto davvero molto duro e faticoso. A un certo punto, applicando i principi dell'etica efficace, ci siamo inventati la cosa più improbabile che l'Andrangheta si poteva aspettare, cioè che dopo ogni danneggiamento ci mettevamo a fare una festa. L'abbiamo chiamata Festa della Ripartenza e con un metodo particolare dal quale abbiamo attinto tante cose di questo libro, siamo riusciti a capovolgere la situazione, quella che nel libro chiamo tecnica del capovolgimento, e a far diventare gli attentati una grandissima opportunità sia per le vittime che per Goelle. Opportunità che poi rendicontavamo dopo le feste pubblicamente nei mass media locali, in telemia, eccetera, all'Andrangheta, facevamo all'Andrangheta il report di tutte le cose positive nate dopo la festa, al punto tale che arrivati alla terza festa della ripartenza hanno deposto le armi, hanno capito davvero che ci stavano aiutando e pur di non aiutarci hanno smesso di colpirci. E oggi vi do l'annuncio assolutamente felice che da 6 anni che danneggiamenti seri non ne riceviamo più. 6 lunghissimi anni. Per cui l'Andrangheta, che molti definiscono la mafia più potente al mondo, io a me faccio molta attenzione alle parole, a me potente non piace, a me piace definirla la mafia più deleteria al mondo. Di fronte alla mafia più deleteria al mondo, la festa e la comunità è riuscita ad avere il sopravvento, al punto tale che oggi facciamo operazioni economiche in aperta e diretta concorrenza con l'Andrangheta e loro non reagiscono. Quindi tutto questo per dirvi che l'etica efficace non è stato, come dire, un cavillo, diciamo così, uscito fuori dal nulla, ma proprio la domanda è dire: bene, da quello che abbiamo capito possiamo essere utili anche ad altri, possiamo ricavarne un metodo potente per il cambiamento sociale. Esatto. Un'altra domanda, Vincenzo. Giustamente tu hai sottolineato con forza la posizione assolutamente di opposizione aperta a tutto quello che può significare non giusto, illegale, violento, quindi assolutamente l'etica non vuole nessuna di queste cose, però al tempo stesso sottolinei che non bisogna sentirsi in maniera quasi in una dicotomia, in una forma manichea di bene e male, ma dobbiamo sentirci comunque invece in una società dove appunto l'etica masonarcisista è estrema, da questo punto di vista, senza riuscire poi però ad avere dei risultati equi e giusti. Mentre l'etica efficace non si pone su un piedistallo, l'etica efficace invece cerca di comprendere, quindi come avviene questo? Qual è la posizione
che tu nella tua esperienza poi hai capito che era giusto praticare? Ma io una cosa che ho capito in questi 20 anni è che i cattivi consapevoli sono rari. In che senso? Nel senso che la maggior parte delle persone che rientra in quella categoria che noi chiamiamo dei cattivi, normalmente ha avuto dalla vita, dall'educazione, dal contesto in cui è nato, una cattiva ricetta della felicità. Noi tutti tendiamo alla felicità. La fregatura dove sta? La fregatura sta nel fatto che se la ricetta della felicità che ci viene offerta, trasmessa, no? È una cattiva ricetta, poi sono drammi, perché ci ritroviamo a metà e anche oltre della nostra vita con un pugno di mosche in mano, con quello che ci avevano illuso potesse essere la fonte della nostra felicità e invece poi non lo è. E io credo che in qualche modo, al netto di tutti gli interessi che ci possono essere, che si esprimono in molti modi diversi, la maggior parte delle persone sbaglia in maniera, diciamo così, abbastanza inconsapevole. E dall'altro lato, parallelamente, questo tipo di considerazione si affianca anche a un'altra evidenza che questa volta ci viene dalla storia, e cioè che tutte le volte in cui un'istanza giusta o una parte vittima o nel giusto della società impone un cambiamento sociale anche a una parte nel torto, anche a una parte che sbaglia, tutto questo non darà altro che origine ad altre ingiustizie. Nel libro io dico che l'etica si occupa di riconciliare, riequilibrare quelle che chiamo asimmetrie di dignità. L'etica non può che fondarsi sulla dignità. La dignità è il fondamento laico dove credenti e non credenti si possono ritrovare come base indiscutibile dell'etica. E quindi che cosa accade? Che pur nelle migliori intenzioni, le nostre relazioni, la società, l'economia, anche se la dignità ce l'avremmo tutti in modo uguale, la squilibria. Si creano quello che nel libro definisco asimmetrie di dignità. Queste asimmetrie di dignità, l'etica si deve occupare di rimetterle a posto, no? E che cosa accade quando una parte, anche che rappresenta un'istanza giusta, utilizza un metodo violento, impositivo per il cambiamento sociale, che mette forse un tappo su una simmetria di dignità e ne crea un'altra? Vi ricordate poco fa, come ho detto, l'efficacia è trovare la soluzione a un problema senza crearne un altro. Ecco, i cambiamenti violenti, i cambiamenti, diciamo così, autoritari, sociali, anche se giusto, di fatto danno origine a tante altre asimmetrie di dignità. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo intuito una cosa, che il nostro obiettivo come Goel non doveva essere quello di vincere, ma quello di convincere. Convincere nella duplice accezione del termine, sia convincere inteso come persuasione, ma anche nel senso proprio più genuinamente etimologico del termine, del cum vincere, vincere con, vincere insieme. Quando è che un cambiamento sociale attecchisce senza produrre altri danni? Quando il cambiamento convince tutti, o quasi tutti, perché qualche cattivo consapevole c'è, no? Però quando riesce a convincere, insieme tutti, allora quel cambiamento è un cambiamento che non produce altri danni, ma produce un progresso vero della società. E se voi passate in rassegna i cambiamenti storici,
vedrete che questa regola generale non fa eccezione mai in nessuna situazione. Allora, partendo da quest'idea, noi ci siamo detti: bene, se oggi una parte importante della società calabrese, in particolar modo nel nostro territorio, diventa affiliata o collusa con l'Ndrangheta, ma noi non possiamo pensare che sia solo frutto delle scelte morali. Se in alcuni paesini non c'è una sola famiglia che non abbia un parente in carcere, non possiamo evocare teorie lombrosiane per spiegarci il perché di determinate cose. Dobbiamo affrontare la complessità di quella situazione e affrontarla, poi nella parte finale del libro, quando descrivo l'approccio, parlo di ascolto non pregiudiziale, ascoltare tutti, anche le ragioni dei nemici, anche le ragioni degli avversari, anche le ragioni degli indifferenti, e provare a trarre da questo ascolto profondo, senza pregiudizi, una proposta che non può che essere vantaggiosa per tutti, che non può non convincere tutti. Oggi lo dice anche lo dicono anche magistrati come Nicola Gratteri: il 90% delle risorse dell'Ndrangheta sono nelle mani di non più del 5% degli affiliati. Questi si fregano tra di loro. C'è una concentrazione al loro interno della ricchezza e uno stato di disagio che scoppia, famiglie davvero ai minimi termini. Quella non è una vita vantaggiosa. E quella gente va all'ospedale di Locri insieme a noi. Capito? Alla fine no, ci sono tutte le condizioni che, se tiriamo fuori una proposta forte, convincente, noi riusciamo a portarci dietro anche i nostri nemici, che rimangono nemici. Non li sto chiamando in un altro modo, no? Anche è interessante per chi crede che nel Vangelo Gesù dice: amate i vostri nemici. Non è che dice, cambia la parola nemici, dice: nemici, amate i vostri nemici, che sono nemici però, ok? Quindi dentro questo approccio io credo che in qualche modo si possono evitare degli effetti collaterali pesanti, come per esempio quello che è accaduto e accade a molte organizzazioni per bene, che nascono con fini nobili, che piano piano si trasformano in ciò che combattono, senza accorgersene. Sapete, qui c'è diversa gente di Goel stasera, no? Vi possono testimoniare quante volte io ripeto questa frase: quel giorno che noi ometteremo di aiutare una cooperativa o un'associazione solo perché non fa parte di Goel e non vuole far parte di Goel, noi ci saremo trasformati come le massonerie deviate, uguali. Allora capite che il problema non è che il fine non giustifica i mezzi, il vero problema è che il fine non esiste. Quello che esiste quotidianamente è quello che noi chiamiamo mezzi. Il fine è un'astrazione, è un pensiero. Ecco perché se tu vieni meno nei mezzi, ti fai delle deroghe nei mezzi, tu ti sei giocato il fine. Perché il fine non esiste, esistono solo i mezzi. Vincenzo, quella ricetta della felicità di cui tu ben dici, insomma, mi sembra una descrizione molto bella, è quella che tutti gli esseri umani tendono, quindi si nasce tendendo alla felicità e non certamente ad appartenere magari al 95% di quelli che vengono sfruttati dal 5% che detiene tutti i soldi nelle illegali, perché alla fine si tratta di una società parallela che sfrutta come avviene nella società tra virgolette normali, ma sempre stiamo parlando di forme di sfruttamento spesso, no? Il mondo del lavoro è uno di quei mondi più disuguali che abbiamo fino a questo momento. Tu parli di capitalismo sociale, mi affascina molto, mi piace moltissimo, perché è un'immagine legata a quella della dignità,
la dignità è soprattutto sociale nel lavoro. La dignità significa rispettare l'essere umano, ciò che produce, e compensarlo equamente. Come dicevi tu, l'etica efficace è anche conveniente, e uno dei primi elementi è quello appunto di dare dignità all'essere umano attraverso il lavoro. Tra parentesi dico che avevo scoperto stasera, Goel ha il 70% di donne nella sua struttura centrale, di cui qui sono delle splendide rappresentanti, due Tiziane, però ne avete anche altre, c'è anche Patrizia, e il 60% sono anche dirigenti, quindi questo era detto per inciso, ma non è avvenuto, dice Vincenzo, in maniera così naturale, non per scelte. Si va prima a scegliere la persona, poi è capitato che queste persone fossero delle splendide donne. Perché l'etica è efficace. Perché l'etica era efficace, e quindi l'etica efficace porta anche a questi bellissimi picchi di bellezza. Allora, diciamo appunto, il capitalismo sociale cos'è? Come possiamo attuarlo? Cos'è nell'etica, nel percorso dell'etica efficace? Sì, noi siamo anche qui partiti da una riflessione sulla nostra diciamo esperienza economica, e noi ci siamo resi conto che la fiducia, la reputazione, il consenso, la rete, nella nostra storia economica di Goel, sono stati un motore straordinariamente forte, potente. Piano piano abbiamo cominciato a dare un nome a questo miscuglio di reputazione, fiducia, rete. L'abbiamo chiamato capitale fiduciario. Così come esiste un capitale economico, esiste un capitale fiduciario. E piano piano abbiamo cominciato a riflettere e a cercare di capire qual è la dinamica di questo capitale fiduciario e come ci aveva aiutati a competere sul mercato. Su un mercato che apparentemente in realtà dovrebbe competere solo su due fattori, la qualità e il prezzo. Da qui nel libro parto da quello che è un po' il padre dell'idea di competizione sul mercato, che è Adam Smith, analizzando perché a lui erano sfuggiti alcuni driver di mercato potentissimi, che noi avevamo visto che nella nostra esperienza erano altrettanto determinanti quanto la qualità e il prezzo, come per esempio il capitale fiduciario. Il capitale fiduciario ci ha consentito di competere ad armi pari con realtà imprenditoriali enormemente più forti di noi. Allora, a partire da questo, abbiamo intuito una cosa fondamentale, che Adam Smith, con la storia, sapete tutti, no, del macellaio, della massaia, eccetera, eccetera, non è che aveva torto, cioè lui aveva ragione che in fondo nel mercato sia il macellaio sia la massaia che va a comprare la carne dal macellaio tendono a massimizzare il loro tornaconto. Aveva individuato alcune istanze vere dell'essere umano. Il problema è che se ne è dimenticato totalmente di altre, come per esempio il bisogno di senso. Vedete, io in questi 20 anni qualche cattivo consapevole vero l'ho incontrato, eppure è incredibile. Anche le persone più lucidamente e consapevolmente cattive provano a dare senso alla loro cattiveria. Al bisogno di senso non sfugge nessuno. Noi lavoriamo con le persone con malattia mentale. Vi posso testimoniare che quando salta il bisogno di dare senso a quello che si vive e si fa, ti sono saltate le rotelle della testa. Il bisogno di senso come si traduce sul mercato? Il bisogno di fare una transazione economica con un soggetto che, oltre che essere il più conveniente con la qualità più elevata, ti dà anche
il ritorno di aver fatto una cosa giusta, di aver contribuito a migliorare la società, il bisogno di senso è ineliminabile. Ecco, sul bisogno di senso poggia il capitale fiduciario, e questo capitale fiduciario messo in moto ridefinisce il mercato e dà origine a una nuova visione del mercato, dove improvvisamente scopri che non c'è contraddizione tra il bene comune e l'interesse privato di un'impresa, dove ti rendi conto che se tu sei commerciante in questo territorio e fai migliorare questo territorio, tu guadagni di più. Non è vero il contrario, che se cerchi di guadagnare di più migliora automaticamente il territorio. Questa era la mano invisibile di Adam Smith, non ha funzionato. Quella non era solo invisibile, era proprio pazza quella mano lì, ok? Ma è vero il contrario, che se tu ti metti insieme agli altri commercianti e migliori questo territorio, guadagni di più. E non c'è contraddizione tra il bene comune e il tuo interesse individuale. Tutto questo traccia le linee, proprio i rudimenti di un'idea nuova di capitalismo, che nel libro io ho definito capitalismo sociale. Ci ho pensato un sacco su come definirlo. Alla fine ho detto capitalismo sociale, no? Anche perché era l'espressione meno abusata di quelle concorrenti. Il capitalismo sociale può rappresentare davvero una grande novità. Oggi sempre di più l'impresa, chi ha studiato economia vi hanno insegnato che l'impresa deve remunerare al massimo e nel miglior modo possibile gli azionisti e deve lasciar perdere tutte le altre storie. Io oggi vi dico che non è così. Il futuro del mercato è fatto di imprese che scelgono di essere politiche. Cosa vuol dire l'impresa politica? Vuol dire un'impresa che, dove io, oltre che vendere la pianta, insieme alla pianta, vendo una visione del mondo. Vendo nel senso che la attuo nell'impresa, tra i miei lavoratori, nell'organizzazione aziendale. La pianta la progetto a partire da quell'idea del mondo e al mio consumatore do la pianta e la mia visione di come dovrebbe andare il mondo. E il consumatore non compra solo la pianta, ma vota, comprando quella pianta, l'idea del mondo che io sto proponendo. Ecco, il capitalismo sociale è qualcosa del genere, poi sarebbe lungo approfondire. Questo è un po' più teorico ancora, Vincenzo, noi speriamo di vederlo attuato. Vediamo ora se qualcuno vuole intervenire, fare delle domande. Cosimo inizia. Allora, credo che questa sera abbiamo scoperto di avere un nuovo libro di testo per le scuole universali. Poi abbiamo scoperto anche un nuovo grande filosofo. Ieri abbiamo parlato di Tommaso Campanella, sì? Beh, insomma, alla fine dei conti, e poi le sere prima avevamo parlato di tanti santi, no? Quindi tanti santi, tanti filosofi, poi qualche cosa producono. E la produzione di questa sera mi sembra davvero una produzione universale. Dice, va bene, dice universale perché sei ignorante. Dal mio punto di vista è universale, poi nel suo piccolo ognuno valuta. Quindi prima di passare alle mie considerazioni da quattro soldi, io vorrei che il pubblico si esprimesse a dire un pensiero qualsiasi, una, per esempio Vincenzo, il neurochirurgo, su questa cosa credo che avrebbe tanto da dirci, se ci... Sono maturato in formazione. La mia formazione culturale è completamente diversa. Ho sentito con molto interesse e curiosità questo quanto esposto e mi ripropongo senz'altro di approfondirlo con la lettura del libro e magari un altro incontro, te organizzato.
mi ha colpito, che già lo conoscevo, il presupposto citato del dottore Gratteri, che lui va nelle scuole a insegnare ai ragazzi e dire non che sia sbagliato fare il promenagatista, ma dire soprattutto non è conveniente farlo. Cioè, questo è importante. E con l'aspetto che lei ha sottolineato, dire che non è giusto, non basta. Dire non ti conviene. E allora poi però bisogna pure consigliare che cosa ti conviene fare e perché ti conviene farlo e mostrare una resa, perché la gente poi vuole la resa da questo punto di vista. E veramente molto interessante questa idea filosofica, come ho detto, parlato di Tommaso Campanella, voglio dire, è una concezione completamente diversa dell'ordine sociale. E bisogna trovare il modo però di fare proselitismo e di poterlo attuare con dei messaggi anche di tipo pratico, concreto, oltre che teorico. Grazie Vincenzo. Altri interventi? Alzate la mano per favore, se no non... No, è là. Sì. No, no, mettere. Se ti avvicini poi è più facile che il nostro teleoperatore ci inquadri. No, da questa parte, grazie. Buonasera. Ciao Vincenzo. Mi ha colpito molto una cosa che hai detto. L'etica ha due punti di vista. Quello dell'operatore sociale che aiuta e quello dei deboli. E questa cosa mi ha folgorato perché giustamente una persona, un migrante, un povero, vuole uscire da quella situazione, si vuole liberare. E mi è scattato una lampadina che è accesa. Forse questa etica efficace di cui tu ti fai così portatore e autore potrebbe essere, e quindi mi riallaccio alla dimensione spirituale, no? Che tu integravi in questa, una forma di teologia della liberazione nel nostro territorio, ma una teologia della liberazione non violenta, che non vince, no? Come in America Latina, armi, no? Con tutte le ragioni non capite dalla Chiesa, no? Anzi, censurate e condannate dalla Chiesa, no? Infatti, all'epoca da Papa Giovanni Paolo II. Non violento, nel senso che non vince ma convince, mi piace pure questa cosa del convincere. Lo so, te la lancio, perché io ci vedo questa via, questa breccia. Vincenzo, come facciamo? Sì. Stavo chiedendo la stessa Perfetto. Cosa. Allora, okay. No, sì, allora, mi hai beccato, mi hai scoperto, insomma, che la mia formazione spirituale provenga dalla teologia della liberazione è una cosa che posso, diciamo, tranquillamente rendere pubblica. Tuttavia, quello che ho cercato di fare, perché anche negli schemi della teologia della liberazione non sempre, diciamo così, si riusciva a cogliere alcuni aspetti, no? Quella dell'efficacia, quella del convincere, eccetera. E poi c'è un'esigenza in particolare, una sfida che io spero in qualche modo di aver vinto in questo libro, di parlare a tutti, di parlare sia a chi crede ma anche a chi non crede. E perché uno dei grandi problemi quando noi diciamo così facciamo politica, io uso la parola politica in un senso un po' diverso dal senso comune, no? Per me politico non è assolutamente sinonimo di partitico. Per me quando una persona ha una visione di come dovrebbero andare le cose, di come dovrebbe andare il mondo, di come dovrebbe andare la regione, il suo comune, e invece che tenersela per sé
prova a convincere gli altri e magari anche a concretizzarla quella visione, sta facendo politica con la P maiuscola, no? Allora, io credo che in qualche modo nell'azione politica una delle barriere più grandi sia quella dei linguaggi. Noi in Goel, lo sa Tiziana del nostro ufficio comunicazione, facciamo una selezione con cura, vocabolo per vocabolo, di tutte le parole che usiamo, perché sappiamo che le parole non sono neutre. Le parole a volte creano delle barriere pregiudiziali che non consentono ad alcune idee di viaggiare come invece potrebbero. E allora è molto importante, da questo punto di vista, non creare più difficoltà di quelle che già ce ne saranno, perché quest'etica efficace, diciamo, questo paradigma si diffonda. Per questo nel libro ho cercato un approccio che fosse il più universale possibile, che potesse parlare ai cristiani, ma potesse parlare ai non credenti, che potesse parlare ai musulmani, così come agli induisti. Quindi da questo punto di vista capisco molto bene quello che dici e mi trovi anche d'accordo. Tuttavia la questione dei linguaggi deve essere una questione a cui dobbiamo prestare grande cura. In un mondo come quello in cui viviamo, dove la parola etica è quasi sconosciuta, qual è l'idea politica che si ha per diffondere la parola, la conoscenza, la consapevolezza di etica? Cosa propone? Allora, io credo che credo che ormai sarà chiaro a tutti che ho una visione positiva dell'essere umano. Io credo davvero che noi siamo fantastici, al di là di quello che ci continuiamo a dire, poi noi calabresi ci diamo addosso, no? Però in realtà è soprattutto al di là di quello che ci raccontano. Sì, a livello internazionale, a livello mondiale. Sì, globale, assolutamente. E al di là di quello che ci raccontano. Nel libro c'è il capitolo proprio dove intitolato La speranza e il cambiamento, dove faccio un'analisi delle moderne tecniche di controllo sociale. Chi di voi ha studiato sociologia sa che il controllo sociale sono una serie di strumenti, a volte anche leciti e utili, insomma, che vengono messi in atto per evitare le devianze, diciamo, nella società. Il problema nasce quando le devianze sono quelle delle differenze da chi governa e in qualche modo non tollera che ci siano altri tipi di idee. Allora, chi ha il potere, più che chi governa, chi ha il potere, oggi ha elaborato degli strumenti di controllo sociale sofisticatissimi, che vanno oltre. Una volta eravamo abituati alla repressione, oppure ai media che ci raccontavano balle. Adesso no, adesso abbiamo superato tutta questa cosa qui. Invece che avere diciamo, i controlli fisici, ce li portiamo in mano nel cellulare, perché abbiamo un monitoraggio individuale di massa di 2 o 3 multinazionali a livello globale, che in confronto la schedatura che facevano le forze dell'ordine mi fa tenerezza e io la rivorrei domani mattina, insomma, no? Il giornalismo non dice più bugie, non serve dire bugie. C'è una prateria sterminata di notizie quotidianamente. Basta semplicemente che tu selezioni le notizie funzionali alla tua visione del mondo, alla visione del mondo che vuoi mettere in testa alla gente. Tutte notizie vere, per l'amor di Dio, basta comporle bene. Nel libro io chiamo questa cosa bouquet giornalistico, proprio come c'è il bouquet dei fiori. Tu lo componi in modo giusto e dai un'immagine che vuoi tu, no? Dell'Italia, del mondo, eccetera, no?
terzo, che è il capolavoro del controllo sociale, la depressione sociale. La depressione sociale è una cosa che noi abbiamo capito con gli attentati dell''Ndrangheta, perché ci chiedevamo, ma gli attentati sicuro che hanno solo la funzione di far danno alle vittime? E poi abbiamo cominciato ad ascoltare cosa diceva il giorno dopo la gente comune, il giorno dopo degli attentati, e tu la sentivi dire frasi di questo tipo, ma proprio in mezzo alle strade, no? Sussurrate un po' per paura, un po' per timore. Dice, lo vedi cosa è successo? Qui è uno schifo, non cambierà niente, è stato così e sarà sempre così. Quell'atmosfera disfattista, a noi gli abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamata depressione sociale. Così come esiste la depressione individuale psicologica, esiste la depressione delle comunità, la depressione della società, la depressione della popolazione. Ma attenzione, perché è uno straordinario strumento di controllo sociale? Perché un popolo depresso è un popolo che si rassegna a rimanere sottomesso. È un popolo che si convince che il cambiamento è impossibile e dunque nemmeno ci prova a partecipare, nemmeno ci prova a cambiare le cose. La speranza è la forza potente, rivoluzionaria, eversiva della storia, eversiva per chi non la vuole, insomma, no? Perché un popolo che spera è un popolo indomabile. La gente quando spera sta già cambiando. La speranza non è uno strumento di cambiamento, la speranza è il cambiamento. E allora quando la gente spera comincia ad attivarsi, comincia a partecipare, comincia. Non è vero, spesso sbagliamo noi anche del sociale, noi che vorremmo cambiare le cose, sbagliamo completamente approccio quando denunciamo così aspramente certi problemi con l'idea di scuotere i nostri interlocutori, no? Io stesso negli anni scorsi facevo delle conferenze dove dicevo l''Ndrangheta che è pericolosa, che è qui, che è lì, dicevo che è potente, cioè, alla fine mi sono reso conto che stavo facendo lo spot pubblicitario, cioè che alla fine ero così efficace a scuotere i miei interlocutori che i miei interlocutori dicevano abbiamo capito, ci facciamo i fatti nostri, ci hai convinto, non c'è possibilità. Allora, da questo punto di vista, il dovere di far nascere speranza, il dovere di contrastare la depressione a reti unificate, ma secondo voi è davvero casuale? Provate a sfogliare un quotidiano nazionale. Più o meno l'economia delle notizie è questa. C'è un primo 40% che io definisco di telenovelas politiche. Lui ha detto che lui ha risposto, che lui ha detto che lui ha replicato. Poi c'è un 40% di cronaca nera, possibilmente morbosa e truce. Poi un 20% di sport e spettacolo. Chiudi il quotidiano, ma qual è la cosa che ti viene spontanea di cuore, che ti esce fuori quando chiudi il quotidiano? Che schifo il mondo. Esattamente quello che vogliono farci pensare. Ma perché non ci sono buone notizie nei quotidiani? Ve lo siete mai chiesti? O siete tra quelli che credono alla favoletta che le buone notizie non fanno audience? C'è una mia cara amica, Elisabetta Soglio, che dirige un inserto del Corriere della Sera che si chiama Corriere Buone Notizie. Per sfida il suo direttore ha piazzato l'inserto, perché era scettico che funzionasse, lo ha piazzato nel giorno della settimana in cui il Corriere vendeva di meno, è diventato dopo un po' il giorno in cui vendeva di più. Non è vero che le buone notizie non fanno audience, il vero problema è che le buone notizie mettono grilli in testa alla gente. Allora ecco come si fa. Non so se ho risposto alla sua domanda. No, un momento, perché diamo spazio ad altri. Volevo completare. Sì, ma capito, moderatore è un guaio grosso, questo è un guaio grosso.
la moderazione. Io poi, moderatore, non sono stato mai moderato, non sono stasera. Io per esempio vedo là una testa simile alla mia, stessa quantità di capelli, là in fondo, si allinea. Però vediamo se trova le energie stasera per dire qualcosa. Mi devo avvicinare? Mi devo avvicinare? No, no, Cosimo, non lo vedo, è buio, non vedo, okay. Non vedo. Vabbè, sui capelli non sono d'accordo, perché naturalmente no, niente, mi lascio un po' così. In ogni caso, niente, vorrei chiedere, per quanto riguarda il discorso sui mezzi, tu dicevi che ci sono solo mezzi, non ci sono fini, non ci sono scopi. I mezzi intesi come? I mezzi nel senso i mezzi che appartengono alla tecnica, e quindi gli stessi mezzi che la tecnica usa? Perché in tanti ci dicono molta filosofia che la tecnica pensa solo ad espandersi, non ha fini, quindi utilizza i mezzi e non ha fini. Ma questo è un fatto positivo? Sì, forse non mi sono espresso adeguatamente. Io intendevo, quando dicevo che i fini non esistono, esistono solo i mezzi, intendevo dire che la finalità è in qualche modo un pensiero. Questa finalità poi diventa concreta all'interno del nostro agire quotidiano. Quello che poi concretizza, dà forma, diciamo, aristotelicamente parlando, ai fini, è in realtà quella categoria di azioni che noi in realtà classifichiamo come mezzi. Se noi riflettessimo un attimo sul fatto che il fine è un pensiero, è un intento, e che quello che realmente agirà e influirà nella società, influirà nelle nostre reti di relazioni, sono quelle azioni che in realtà noi classifichiamo sul piano dei mezzi, allora capiamo che se facciamo una deroga nei mezzi, in qualche modo ci siamo giocati il fine, perché il fine rimarrà solo un pensiero, non è che sopravvive a prescindere dai nostri mezzi. Sono i nostri mezzi, il nostro comportamento, il nostro agire che dà forma al fine, ma senza quell'agire che è perfettamente coerente si sgretola, si disintegra e scompare anche il fine. Ecco, non so se adesso sono riuscito meglio a spiegare. E tu di sì, ho sentito io da qua. Altri interventi, altre mani alzate, prego. Tanto grazie per questo incontro. Volevo chiedere, collegandomi al precedente intervento, il capitale sociale di cui tu parli, ovviamente anche in maniera approfondita e non filosofica nel contesto della guerra, è un fine o è un mezzo? Ma più che il capitale sociale, forse intendi il capitale fiduciario, giusto? Ok, il capitale fiduciario è quello che dicevamo prima, cioè in realtà la riformulo ancora meglio questa storia del fine e dei mezzi. Non c'è una separazione tra il fine e i mezzi, o sono impastati insieme e possono esserlo se sono coerenti, o in qualche modo non esiste né l'uno né l'altro, sostanzialmente, no? Quindi il capitale fiduciario è un esempio di questo. Il capitale fiduciario parte
da un presupposto molto chiaro. Il capitale fiduciario non lo costruisci perché vuoi guadagnare di più, sebbene ti farà guadagnare di più. Il capitale fiduciario, se tu lo costruisci perché vuoi guadagnare di più, non funziona. Se invece lo costruisci perché hai come idea il bene comune, allora ti farà guadagnare di più. E quello che dicevo prima, no? Rispetto all'idea della mano invisibile dell'etica efficace. Cioè, se tu costruisci il bene comune, avrai un tornaconto tu e tutti gli altri. Se tu invece costruisci il tuo tornaconto, non ce l'avrai né tu né tutti gli altri, sebbene in un primo momento, in una prima fase, potrebbe sembrare che tu ne hai maggiore beneficio. Esatto, esattamente. Altre manine alzate? Pure se sono grandi va bene pure, eh? Non necessariamente piccole. Non insisto, non abbiamo un'altra possibilità da oggi a domani, poi dopodomani si vedrà, però da oggi a domani... Com'è? Va bene, allora facciamo così, daremo un altro appuntamento dopo aver letto il libro, sottolineato, poi ci promettiamo di rivederci, d'accordo? Okay. Molto volentieri. Allora, se così stanno le cose, dobbiamo necessariamente ringraziare sia Vincenzo sia Maria Teresa. Domani il tema che andremo a toccare sarà un tema da niente, l'utilità dell'inutile, proprio un tema da niente. L'inutile può essere utile, se è inutile, ma c'è un'utilità in quell'inutile, e questo lo scopriremo domani. Allora, buonasera a tutti, grazie per la magnifica serata, grazie per essere qua con noi, per aver partecipato attivamente. Cosimo, posso solo dire una cosa prima che concludi? Intanto ringraziarvi, è stata una bellissima serata, ringraziamo anche Vincenzo. Lui ha lasciato anche nel suo libro, per chi lo prenderà, un indirizzo email, proprio per quello che dicevamo prima, eticaefficace@guail.com, dove si può scrivere, soprattutto per dire quello che non si è capito, quello che si può fare diversamente, suggerimenti, insomma è una sfida che Vincenzo, esatto, lancia, perché in questo modo il suo studio continua, perché comunque Vincenzo ha fatto uno studio veramente approfondito e, come tu hai detto, ne ha tratto un'esperienza filosofica, io dico anche spirituale, economica e umana, grandissima. Diciamo che siamo andati a visitare l'altra faccia della Luna. Assolutamente. Quindi ci siamo staccati dalla Terra. Io intanto spero comunque che il capitalismo sociale di Vincenzo divenga anche, perché è l'unica parte ancora in divenire, che ancora non è completamente attuata. Le altre dentro Goel ci sono, io mi auguro che ne torneremo a parlare, Vincenzo. Assolutamente sì, grazie. Allora, manuale dell'etica efficace, Vincenzo Di Marello, grazie amici del libro e della biblioteca. A domani alla stessa ora, 9:30 socializziamo, alle 22 iniziamo, quindi 21:30, 22 iniziamo, svizzeri. Buonanotte. Grazie.